Come rappresentante dell'AIRC vorrei ringraziare calorosamente il Club Lions di Capaccio che ha organizzato questa camminata in rosa con un risultato veramente eccellente sia di partecipanti che di ricavato. E noi l'abbiamo fatta l'anno scorso a Salerno, devo dire la verità, il ricavato non è stato lo stesso, quindi complimenti vivissimi e grazie perché tante piccole cose messe insieme possono ottenere grandi risultati. Ma io ringrazio come presidente dell'Ans Club Capaccio Presto Romagna Grecia innanzitutto i miei soci che sono stati meravigliosi, in particolar modo la socia Antonella Lamberti che era referente del service, ma soprattutto vorrei ringraziare le tantissime persone, famiglie, mamme, bambini che sono venuti a Pestum per passeggiare insieme a noi dando il loro contributo che come vedete una piccola goccia ha reso una bella onda che manderemo per questo oceano di necessità che la ricerca ogni giorno chiede. Ricordiamoci che prevenire e una buona ricerca sono le nostre armi per combattere il cancro. Si può sempre migliorare, questo è certo, è stata però un'iniziativa da neofita abbastanza importante, dove c'è stata una grande partecipazione. Io ringrazio ancora tutte le persone che hanno aderito alla camminata, è stato un bel fiume rosa che ha inondato il comune di Capaccio Pestum e soprattutto ringrazio il Club Lions per avermi dato la possibilità di esprimere questa mia voglia, insomma, di fare tanto per gli altri, per impegnarmi nel sociale. E ringrazio ovviamente Oltre lo Specchio con la nostra Teresa. Teresa Giordano, che comunque è sempre in prima fila di questo genere di cose. Che ogni giorno dà un supporto importante, che ogni giorno ha dato modo a tante persone di interfacciarsi con delle realtà in cui potersi comunque rispecchiare e dare comunque un apporto importante a quello che è la lotta contro il cancro. Grazie a voi, grazie per averci dato la possibilità come gruppo di partecipare a questa iniziativa. In prima persona sono colpita appunto da questa patologia, quindi so bene quanto per noi la ricerca sia importante. Ringrazio i professionisti che hanno contribuito a questa giornata con il nostro punto oncologico, l'InfoPoint, destinato a tutte le pazienti. È stato un momento bellissimo di leggerezza, un momento rosa. Grazie alla mia collaboratrice che si è presa a carico di tutta l'organizzazione e ci ha regalato un momento bellissimo. Grazie a voi.